Ciao a tutti e benvenuti in questo video. Oggi piccolissimo video, talmente piccolo che credo che lo unirò a qualche altro video di acquisti. Però volevo appunto approfittarne visto che ho un attimino di tempo e poi vediamo se appunto caricarvelo da solo oppure aspettare di avere un po' più di cose da mostrarvi e fare poi un video unico. Comunque, vi mostro subito, stiamo parlando di abbigliamento. Abbigliamento in realtà un po' fuori stagione, però in realtà è proprio fuori stagione che si fanno gli affari migliori, e quindi io non mi fossilizzo troppo appunto sulla stagione ed estate, sul capo estivo d'inverno, sul capo invernale, anche perché se si trova qualcosa di scontato è più facile trovarlo scontato appunto fuori stagione. E infatti così è andata nel mio caso. Allora, vi mostro subito. In realtà parto da una cosa che non è un acquisto, ma è me l'ha data mia mamma. Era un suo vestito che alla fine non usava più, non le piaceva più, non le andava bene e che ha tagliato, trasformandolo in una felpina. E questa è la felpina. Sotto praticamente c'era il pezzo di gonna. Io non l'avrei utilizzato così come vestito, allora lei ha pensato di appunto tagliarla e lasciarla così corta, tipo appunto una piccola felpina. E poi alla fine ha deciso insomma di darla a me. In realtà vanno parecchio di moda queste cose un po' anche corte. Si può anche stringere qui e diventa veramente, nonostante non sia stato un acquisto, una cosa che va molto di moda in questo periodo, questi comfy outfit fatti appunto di prodotti, di capi anche diciamo da casa, felpe, magliette, cose molto comode, rivisitate in maniera un pochettino più stilosa. Questa con un pantaloncino a vita alta o comunque un pantalone qualsiasi vita alta diventa molto carino e appunto mi piace anche il fatto che si possa stringere qua la culisse. E proprio giusto in un negozio l'altro giorno ho visto una felpina fatta praticamente nella stessa identica maniera. Aveva l'elastico qui, però corta appunto con l'elastico. Quindi molto molto carina. E ho detto grazie mamma, sì va bene, lo prendo volentieri. Poi invece acquisti. Ho acquistato. Questo è il trattore, Nicola col trattore. Questa canottierina fatta così, molto estiva, che si può utilizzare da sola con sotto magari il costume oppure con sotto una, appunto un'altra canottierina grigia, nera, quello che è. C'era anche bianca, ma io l'ho preferito color panna perché mi sembrava più naturale e l'ho pagata 6,90 come si legge qui. E niente, mi è piaciuta e presa. Poi passiamo alle cose invece appunto poco di stagione e mi sono presa il giubbino di pelle giallo. Ecco qua, anche questo super occasione perché costava solo 15,90. Metti a fuoco. Solo 15,90, quindi un vero affare. Mi è piaciuto il colore, ve lo faccio vedere indossato. Un po' particolare, ma a me piacciono le cose un po' particolari. Ed ecco qui, bellino. Tac. Come facevo a lasciarlo lì con questo prezzo? In più, tra l'altro, avevo anche un buono sconto per la tesserina fedeltà di 10 euro. Per cui praticamente tutto questo che vi sto mostrando l'ho pagato 20 euro, anziché 30, proprio perché avevo anche questo sconto. Ultimo pezzo di queste tranche di acquisti sono un paio di scarpe, di stivaletti in realtà. Che non sono appunto proprio per questa stagione, però erano in offerta 7 euro qualcosa e quindi non potevo assolutamente lasciarli lì. Questi sono perfetti per l'inverno o comunque autunno, anche primavera. Però guardate qui il prezzo.
Questo tra l'altro è un numero un po' più grande perché ho 39, però mi vanno bene lo stesso e quindi li ho presi perché per 7,75 euro non potevo assolutamente lasciarli lì perché sono proprio anche fatti bene, comodi, un pochettino di tacchetto. Io questo genere un po' così vaquero, se ne ho già un altro paio e lo sfrutto molto. Questi sono così questo effetto un po' coccodrillo o pitone, non lo so. E mi sono piaciuti e quindi ho deciso di prenderli. E questo è tutto. E alla prossima. Un bacio.